Ciao a tutti, sono Niccolò, il cuoco della cucina di Nicco. Benvenuti nella mia cucina. Vado a tagliare le zucchine grossolanamente, proprio perché voglio mantenere la croccantezza. Adesso vado a usare anche i fiori della zucchina. E la base la vado a tagliare molto fine. La possiamo usare anche come insalatina e sta davvero bene. In una padella bella ampia, un filo di olio extravergine d'oliva, spicchio d'aglio e vado a tostare il mio pan grattato. Questo che adesso vedete è un pan grattato al farro che ho fatto io. Aggiungiamo un pizzico di sale e una volta che si sarà leggermente abbrustolito lo mettiamo da parte. Adesso, sempre nella solita padella già pulita, andiamo a mettere sempre un filo di olio, spicchio d'aglio, mi raccomando la padella deve essere già rovente, e andiamo ad aggiungere le zucchine. In questa ricetta è molto importante, le zucchine devono essere rosolate, proprio perché dobbiamo sentire il sapore di tostato. Abbiamo quindi il pan grattato e anche le zucchine, questo è molto importante perché darà sapore alla nostra pasta. Aggiungiamo infine un pochino di scorza di limone che andrà a smorzare bene il tutto. E andiamo a cucinare il tutto per pochissimi minuti. Quando avremo finito di cuocere le nostre zucchine, aggiungiamo per ultimo i nostri fiori, sia per mantenere il colore, ma anche per mantenere la stessa croccantezza. In una pentola ampia andiamo ad aggiungere le nostre linguine, le andiamo a cuocere, mi raccomando, al dente, e saltiamo insieme alle zucchine. Fiamma molto vivace. Aggiungiamo un filo di acqua di cottura e proprio per ultimo, per mantenere la croccantezza, aggiungiamo il nostro pan grattato. E la nostra ricetta è pronta, velocissima, facile e buona, soprattutto quando abbiamo pochissimi ingredienti e quando abbiamo anche poco tempo a disposizione. Questa è una pasta buonissima e veramente gustosa e la possiamo anche usare come frittata. Fatemi sapere che ne pensate.